Cameriere già viene da tutti, dai. Passo le camicie. Che cazzo di calze su? Le prime che ho trovato, sono bellissime. Oh, ragazzi. Hai visto che bello? Mamma mia. Che figlia voglio anch'io. Dai, non ci sono bellissime. Credo che tu mi debba delle spiegazioni. Tesoro, dimmi, cosa confondi? Al telefono mi avevi detto che dovevi venire da me, invece non ho visto anima viva. Ieri sera? Ma perché ho dovuto? Mi hanno chiamato all'ultimo momento per fare piano bar al Green Cross Hotel. Quindi non ho potuto. Vabbè, per farmi perdonare, adesso. Ma dove hai finito? Mi dispiace, madame, ero un attimo andato in bagno. Tutto orso. E questi? Questo è il mio staff. Prima qualità. Da quanto ho aspettato questo momento. Il capodanno insieme. Oh ceppo, sta arrivando Brigitte. E allora? Ma come allora? L'antipatica stratosferica, adesso vieni qua a curiosare, dai, venite di là che c'è la torta, poi la torta mi va di gesta, andiamo in bagno, passiamo il capodanno al bagno. E ti rovino anche a te. Adesso io mi nascondo nella valigia. Mi raccomando, non dire niente. Non dire niente. Sofia, ma cosa ci fai sul letto da sola? No, niente, mi girava un po' la testa, quindi per lo spumante. Ok, e la valigia? Cosa ci fa lì? Adesso mi toccherà portarla di là. No, ma aspetta, cioè, è pesante, ma cosa, chi te lo fa fare? No, ma no, no, male, no, ma... no, io odio i disordini. Ma no. Un secondo. Cocca più così, eh? Wow, cazzo. Tieni. Grazie. Allora. Hanno due mascalzone. Come sai? Ma che fa? Ma che schifo? Ma cosa ci fa qua? Nudo. Non potevo lasciarmi scappare questa... senza le sue amanti, i ladri non ci sono, siamo noi due soli, due corni e un letto. Sì, due chiappe e un retto, ma la faccia finita, guardi. Avanti il trivellato, accenna la miccia al Bengala. Ma come parla? Ma mi fa schifo! Si rivesta, si ricomponga e sarò lieto di offrire un bicchiere di cose blandi. Ma di cosa sta dicendo? Ah, venga subito qua. Ma voglio, ti fermi! Beh, ma se in quella valigia ci sono delle cose tue personali importanti, andiamoli a recuperare. Sì, beh, conteneva dei miei effetti personali, però... Stanno arrivando la mia madre, la mia fidanzata, sono entrambe! E cosa faccio con sto leccapiselli nel letto? Venga qua, commissario! Le sue chiappe si nuotano avuto la meglio! Sì, l'ho detto! Oh mio Dio, ma chi sono questi? Ma che schifo, ma che gente inviti! Dai Paolo, scorti che ti passo di merda! Paolo! Paolo! Ma cosa stai facendo? Paolo, mio Dio, non ci credo! Sì, signore, questa è la pill della zucchina sulla patata! Ma non dite cazzate! È stato un momento di debolezza, amore! In un momento di stress vedevo come un tunnel buio di fronte a me. Sì, so io di che tunnel parli, quello del commissario. Scusa, Sofia, ma tu cosa ci fai ancora qua? Perché ti intrometti nel mio e ripeto mio dramma di coppia? No, scusa, semmai questo è il mio fidanzato che si è fatto trovare con un uomo a letto. Ma
mi permetto di dire che è stato come una puntina, un ago da cucito. E ci tengo a sottolineare che il commissario conserva ancora intatta la sua virginità posteriore. Ma vaffanculo. Ecco, ormai la fidanzata se n'è andata, l'amante pure, quindi cosa si può fare? Si può fare niente, io non inferirò mai il mio francesino del suo tostapane. Se lo deve mettere in testa, tutti così voi. No, 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 però poi le piace il sado? Non lo disdegno. E allora mi fa bel prosciutto. E ti leggo, ti leggo. Con le manette, con le manette, a letto. Che cosa sta facendo? E adesso ti saluto e mi è finito di rompere le palle. E con questo e quell'altro, il francesino, il conto, e mi è rotto. E gay. Dice che il vino fa male, le putagine, le putagine. C'è chi dice che il vino fa male, le putagine, le putagine. Raga, io comunque non ce la faccio più. Sembra fare il camere, c'ho una sete della Madonna, sti cazzo, non sono messo. Sti cazzo di cose, continuano. Oh, ma chi se ne frega? Ma abbiamo la salute, ragazzi. Intanto questa è anche. Buon anno, 2011. Ragazzi, il piano sta andando tutto liscio come l'ho. Tutti stanno vivendo il sonnibre tra poco. Mirando come figli angioletti. Oh, bevi questo, è strabuono, sembra coca, ma c'è dentro qualcos'altro. Buono, Né, minchia. Il retrogusto di quel non so che. Che lo rende... dolcino. Possiamo chiamare il nuovo coca. Secondo me c'è dentro il succo di melone. Il succo di melone? Non ho visto però il succo di melone. Ma dove cazzo lo trovi il succo di melone a Capodanno? Oppure, sai, Courmayeur, succo di mogo. Succo di cosa? Pino. Ma è tamarindo, non si capisce. Perché è tamarindo, è proprio chiaro. Dai, fai le capire. Ragazzi, venite a vedere un po' cosa c'è qui.
Aiutatemi, liberatemi! Col cazzo! Tu volevi legare noi, adesso sei legato tu. Amunine!